Ci troviamo all'interno del padiglione del gruppo Bertolaso, sono in compagnia di Roberto Azzolini. Alle nostre spalle abbiamo una riempitrice sia per vino che per spumante. Sì, è una macchina di grosse dimensioni. Bertolaso ha partecipato a tutte le edizioni del CMEI fin dalle sue origini e è nostra abitudine portare sempre delle macchine di grosse dimensioni. Questa macchina è una macchina capace di imbottigliare 20.000 bottiglie ora di vino da 750 millilitri e 15.000 bottiglie ora di spumante, sia riempito a bassa temperatura, quindi 0-2 gradi, sia riempito a temperatura ambiente. Il riempimento dello spumante a temperatura ambiente è molto sentito, è per noi il fiore all'occhiello, perché permette di trasferire un prodotto che ha la tendenza ovviamente a schiumare all'interno della bottiglia, ed essendo riempito a temperatura ambiente si evita di far trasudare la bottiglia e quindi di dover poi effettuare il processo di asciugatura del vetro prima dell'etichettatura. Inoltre, il fatto di riempire lo spumante ad alta temperatura permette di evitare, di limitare l'incorporazione di ossigeno, perché il vino è meno sensibile all'ossigeno se è a 15-18 gradi rispetto a un vino a 0-2 gradi. La macchina che alle nostre spalle è destinata al mercato australiano e verrà installato presso il gruppo Pernod Ricard Jacob Creek nel 2020. Si compone di una sciacquatrice e soffiatrice, di una riempitrice isobarica di 102 rubinetti e di 3 tappatori che completano in qualche modo la flessibilità della macchina, quindi tappatore sughero, tappatore vite e anche un tappatore corona capace di inserire sulle bottiglie i tappi da 29 mm, quindi anche per il processo del tirage. Siamo quasi alla fine del 2019, quindi possiamo fare un bilancio per il gruppo Bertolaso anche in materia di ricerca e innovazione con nuovi macchinari usciti proprio nel 2019? Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo, è stato un anno effervescente sotto tutti i profili, soprattutto perché abbiamo fatto molte macchine e di grosse dimensioni per il mercato degli spumanti e dei vini frizzanti. Ha attirato un po' tutto il mondo, perché c'è una certa effervescenza nel mondo del vino, in particolare l'emisfero sud, quindi Australia, Sudafrica, ma anche molto bene Stati Uniti, Spagna, Francia. L'Italia è sempre, come dire, per noi il fiore all'occhiello fra i nostri mercati principali e i mercati di riferimento. Quindi il 2019 si chiude molto bene, il 2020 si apre con le migliori premesse e speriamo che il mercato continui a darci tutti i favori che noi crediamo, in modo un po' ambizioso, anche di meritare, insomma. Sicuramente. Invece siamo al secondo giorno di CMEI. Come sta andando l'evento, che è uno dei più importanti, la piazza più importante a livello italiano ma anche internazionale? Sì, è la piazza più importante a livello internazionale. I visitatori sono molti, sono molto qualificati, un po' da tutto il mondo, però siamo abituati in qualche modo a vedere il CMEI secondo questo formato. No, va molto bene, è tutto secondo le aspettative. Penso che anche domani sarà un giorno veramente importante. È un'ottima occasione di confronto e di apprendimento e di tastare il polso poi a un mercato che oggi fortunatamente sta andando molto bene. Molto bene, grande ottimismo ed orgoglio. Assolutamente sì, come sempre. Grazie a Roberto Azzolini. Grazie a voi.